30 novembre si sono tenuti, presso la splendida cornice della Villa Palladiana Godi Malimberni a Lugo Vicentino, i festeggiamenti per i 40 anni dell'ANAP, per riproporre e ribadire l'importanza dello stare insieme e per rinnovare l'impegno e la partecipazione alla vita associativa a favore degli anziani. Siamo a Lugo Vicenza, Colle di Loneto, che ospita la prima Villa di Palladio, dove siamo noi oggi, Villa Godi Malimberni, eretta appunto dal grande architetto nel lontano 1540. In un clima di gioia, i partecipanti, provenienti da tutte le province del Veneto, si sono riuniti e hanno ricevuto un gradito omaggio di Teleto. Dopo un saluto iniziale da parte di Valerio De Pellegrin, presidente ANAP del Veneto, e del sindaco di Lugo, Robertino Capozzo, si è aperta una tavola rotonda a cui sono intervenuti i presidenti ANAP delle 7 province del Veneto. Antinesca De Pol, presidente di Belluno. Anna Panozzo, presidente di Padova. Dino Sette, presidente di Rovigo. Fiorenzo Pastro, presidente di Treviso. Pietro Farneda, presidente di Verona. Franco Voltolina, presidente di Venezia. Gino Cogo, presidente di Vicenza. Alla tavola rotonda sono intervenuti in qualità di relatori Valerio De Pellegrin, Giampaolo Palazzi, presidente nazionale ANAP, e Giuseppe Sbalchiero, presidente Confartigianato Imprese Veneto. Successivamente c'è stata la premiazione di 14 soci benemeriti che si sono particolarmente distinti per l'impegno e la dedizione dimostrati verso la vita associativa dell'ANAP. Angelo Sella e Maria Trenti per la provincia di Belluno, Alessandro Bulla ed Elio Battistella per la provincia di Treviso, Ferruccio Ferraresso e Pierino Zanchettin per la provincia di Venezia, Pietro Raimondi e Arrigo Viviani per la provincia di Rovigo, Rossana Cerato e Luigi Rossi per la provincia di Padova, Carlo Berton e Alcide Zanini per la provincia di Verona, Lino Bon e Ottavio Morinni per la provincia di Vicenza. Un ricordo speciale è stato dedicato a due ex dirigenti scomparsi che hanno lasciato il segno, Giocondo Spinello di Rovigo e Alberto Fenzi di Treviso. La quale avete deciso di dedicare un momento di ricordo alla figura del papà e di Alberto Fenzi, che molto hanno condiviso del loro impegno associativo. Innanzitutto ovviamente grazie, perché in un contesto così prestigioso ricordare il papà attesta il fatto che papà è stata una persona che ha agito così come noi lo conosciamo, e quindi con profonda onestà, con grande trasparenza e con un senso di appartenenza alla categoria che l'ha contraddistinto per tutta la sua vita. Dopo questi importanti momenti di riflessione, i convenuti al 40° anniversario hanno potuto gustare uno squisito pranzo in un'atmosfera di serena convivialità. Per finire la giornata con piacevolezza e all'insegna dell'allegria, i partecipanti si sono recati nella sala affrescata del primo piano per gustare il dolce. E poi ogni gruppo provinciale ha proposto un canto tipico.